Sono Massimiano Rosati, benvenuti a Gambrinus, il caffè storico di Napoli che rappresenta con i suoi 150 anni il centro della cultura, della tradizione, della poesia e della enogastronomia in questa splendida città. Oggi andremo a vedere la pastiera, forse il più tradizionale dei dolci, il più antico in quanto risale alla Magna Grecia, che ha avuto in 4.000 anni di storia il maggior numero di contaminazioni da parte della civiltà e delle culture che hanno attraversato Napoli. Buongiorno a tutti, siamo al laboratorio del Gran Caffè Gambrinus. Mi chiamo Stefano Avellano, sono il capo pasticcere e adesso andiamo a preparare la nostra pastiera napoletana. Incominciamo con gli ingredienti della pasta frolla. Farina tipo 00. Poi abbiamo lo zucchero, il burro, un uovo con latte, buccia d'arancia, limone e vaniglia. Per la farcitura interna invece abbiamo ricotta, zucchero, grano cotto precedentemente sul fuoco per circa 2-3 ore con latte strutto e un pizzico di sale, uova, aromi come pasta arancio, vaniglia e acqua mille fiori e cubetti arancio. Incominciamo con la pasta frolla. Facciamo una piccola fontana ed apriamo la pasta frolla. Andiamo ad aggiungerci lo zucchero, poi mettiamo il burro e lo andiamo a amalgamare. Una volta che il burro assorbe lo zucchero, mettiamo l'uovo con il latte. Bisogna lavorarlo molto delicatamente, non deve essere un pasto nervoso. Un cucchiaio di vanillina. Andiamo a grattare un quarto di buccia di limone. Adesso andiamo a incorporare la farina. Una volta raggiunto questo tipo di frolla, vedete, deve essere anche un po' tenera. Adesso andiamo a mettere nella pellicola. La facciamo indurire in frigo. Il burro riesce ad assorbire, si indurisce nel frigo. Un'oretta nel frigo. Nel frattempo riposa la pasta frolla, andiamo a preparare la farcitura interna della pastiera. 200 g di ricotta, 200 g di zucchero, che andremo prima ad amalgamare. Andiamo ad ammontarlo appena appena in modo che lo zucchero si sciolga per bene con la ricotta. Una volta raggiunta questa cremosità andremo a mettere il grano. Attenzione, il grano viene cotto prima sul fuoco per circa 2 ore con un po' di latte, un po' di strutto e un pizzico di sale. Adesso andiamo a metterci le uova. Le uova però vanno prima agitate, vanno unite. Una volta incorporato il tutto andremo a mettere un po' per volta, girando molto delicatamente, vi ricordo. Una volta assorbito andiamo a metterci i canditi, sono cubetti arancio. Poi mettiamo gli aromi, pasta arancia, vaniglia e acqua mille fiori. Infine buccia di limone e buccia d'arancia. La farcitura interna è pronta. Allora, una volta preparata la farcitura interna, la pasta frolla si sarà abbastanza dura per essere lavorata. Andremo a fare la pettola interna. Ne togliamo un pezzo che lo lasciamo dopo per fare le gelosie sopra la pastiera. Mettiamo un po' di farina sul tavolo. Andiamo a stendere la frolla. Vi ricordo che stendendo la pasta frolla non deve essere né troppo sottile né troppo spessa, ma un 2 mm va bene. La mettiamo nel ruoto, andremo ad unire col ruoto la pasta frolla, facciamo in modo che aderisce bene alle pareti. Passiamo il mattarello sopra, questo in eccesso ce lo conserviamo dopo. Andremo ad aderire vicino al ruoto. Andremo a togliere questo qua in eccesso, con lo stesso coltellino andremo a forare per fare in modo che quando cuoce non fa delle bolle d'aria all'interno. Una volta sistemata la base andremo a metterci gli ingredienti dentro. Aggiriamo ancora un po', giriamo per toglierci l'eventuale bollicine d'aria all'interno. Adesso andiamo a preparare le gelosie sopra. Prendiamo un po' di pasta frolla, mettiamo un po' di farina che andremo a stendere come abbiamo fatto il fondo, gli togliamo i bordi e faremo 6 strisce. Prendiamo la pastiera,
andiamo ad appoggiarle sopra. Una, due, tre, quattro, cinque e sei. Puliamo un po' il bordo. Adesso andremo a cuocerla nel forno per circa un'oretta. Il forno raggiunto i 190 gradi può essere cotta la pastiera. Andremo a cuocerla per circa un'oretta. Ecco qua. Una volta raggiunti i 60 minuti andremo a cacciare la pastiera dal forno. Ecco qua. Ecco la nostra pastiera del Gambrinus. Questa è la pastiera del Gambrinus, mi raccomando, un po' di zucchero a velo sopra prima di mangiarla, lasciatela raffreddare però. E che dire? Forza Napoli!